Buonasera e benvenuti al nostro ennesimo appuntamento con l'informazione sportiva sulla nostra emittente attraverso Top Sport Live, trasmissione consueta per raccontarvi soprattutto di calcio. Questa sera ci occuperemo di calcio a 11 ma anche di calcio a 5 con il brutto epilogo dell'avventura del Marsala Futsal che abbandona le speranze, almeno apparentemente, di approdare nella categoria superiore. Accanto a me intanto l'amico e collega Giovanni Ingoia. Buonasera Giovanni. Buonasera, grazie Nicola. Parliamo intanto della geografia calcistica della nostra provincia che si sta cominciando a delineare con una grande nobile decaduta, cioè la squadra del Trapani che non ha partecipato all'ultimo campionato, chiamiamolo di Serie C. Il bando posto in essere attraverso la formula decisa dalla federazione, garante il sindaco di Trapani, sembra proprio, l'ascolteremo tra qualche minuto in un intervento che ci sarà in diretta con l'imprenditore Ettore Minore, che sembra ad un passo dal rilevare il Trapani. Stiamo dicendo che sembra sbloccarsi la situazione Trapani, che ripartirà dal campionato di Serie D. Molto più difficile invece la situazione Marsala con il titolo del Dattilo che fa ping pong un po' sponda Marsala, un po' sponda Trapani, con il rischio addirittura che ci siano due squadre a Trapani che si chiamino proprio Trapani, che rappresentino il capoluogo di provincia. A Marsala una situazione veramente brutta, con il Marsala Calcio sommerso dai debiti, anche se sembrerebbe possibile il recupero della società, però ci vuole sempre qualche imprenditore che entri in gioco e ripiani l'aspetto societario. Ecco, qual è il tuo giudizio in merito, Giovanni? Bah, io credo che sono Trapani e Marsala sono due realtà molto, molto distanti tra di loro, anche a livello di situazione debitoria. Della recente storia, ma parlo proprio dal punto di vista di rilevare le due società con debiti diversi, con cifre molto diverse e molto superiori, quelle del Trapani, quelle del Marsala. Insomma, secondo me basterebbe una persona che sa fare il suo lavoro, di valutare le giuste cose, però con una disponibilità economica importante, ma dico fare le cose con molta oculatezza e non come sono state fatte negli ultimi anni a Marsala. Insomma, Giovanni, prima di chiamare il nostro primo ospite, cioè l'imprenditore Ettore Minore, facciamo una breve panoramica. Il Marsala Calcio parteciperà al prossimo campionato di eccellenza perché c'è stato il blocco delle retrocessioni, però sappiamo benissimo in che modo sta portando a termine l'ultima fase del quadrangolare. Sì, una gara non hanno partecipato. Una gara sì, una gara no, una gara forse. L'ultima a quanto pare hanno partecipato per evitare la radiazione. Poi si parla tanto, ed è stato l'assessore attraverso i nostri microfoni, il dottore Gandolfo, a parlare della possibilità che il Dattilo venga a giocare a Marsala. Ultima opzione è quella del Petrosino Marsala, di Erino Licari, che conosciamo tutti perché da anni si occupa di calcio e sta gestendo per adesso il Marsala Calcio, un tesserato, e lo farà fino al 30 di giugno, finché gliene daranno, diciamo così, modo, con garbi dimissionario, però è sempre lui che regge le redini. E dunque l'ultima ipotesi è proprio quella del Petrosino Marsala, a ripartire magari con un ripescaggio dalla promozione. Ma il quadro è confuso, c'è soltanto di attendere quale sia la soluzione. Io ad oggi non vedo futuro, perché le persone che gravitano attorno a tutte queste società che hai elencato tu sono sempre le stesse. Se allarghiamo il discorso a livello di provincia, la situazione Dattilo e la situazione Trapani sono ben diverse dalla situazione Marsala. Guarda, ti interrompo perché ti do un assist, mi permetto, per sì, questo. Di testa. Sì, però stai attento a non sbagliare il pallone, a non prendere uno stiramento.
Dattilo, che ne parleremo, lo chiederemo anche a Ettore Minore tra poco. Si parla Dattilo Trapani attraverso l'intervento di Faggiano, che Faggiano a Trapani è quello che rappresenta Massimo Morgia a Marsala, cioè il messia. Dattilo a Marsala senza una classe imprenditoriale forte che supporti questa società. Ci sarebbe l'intervento magari di qualche imprenditore ad affiancare la dirigenza del Dattilo. Quindi Dattilo verrebbe a Marsala tenendo l'impianto societario che c'è, con l'apporto di qualche imprenditore, di qualche sponsor. Dattilo a Trapani perché è rilevato da Faggiano attraverso un imprenditore amico dello stesso Faggiano, anche se è tutto da vedere. Ecco, quindi questo Dattilo rimbalza tra Marsala e Trapani, però con dinamiche diverse. Cioè, i poveri siamo sempre noi, parliamoci chiaro. Sì, perché sono discorsi che stanno sempre a zero, come poco fa, perché Dattilo è una realtà affermata in quel territorio con quelle persone che probabilmente sono molto più vicini a Faggiana che non a Marsala, o io non so, mi sfugge forse qualcosa, però andare a sradicare questo impianto da una situazione dove lì sta facendo molto bene, si sta giocando addirittura la promozione. Anche se c'è da dire una cosa, probabilmente ci sarà, io vado per sensazione, anche la volontà della società del Dattilo, visto che magari non ha pubblico, visto che magari è sempre un campionato impegnativo, quella della Serie D, di voler approdare in una piazza importante. Okay, il discorso se vai a Trapani è perché c'è Faggiano che eventualmente rileva il titolo, se viene a Marsala è perché è la società del Dattilo che amministrerebbe di pari concerto a qualche imprenditore locale che si avvicinerebbe. Va bene. La situazione Dattilo che viene a Marsala, se deve essere solo per dare una squadra alla città fine a se stessa, senza programmazione. Senza programmazione. Due o tre anni magari di Serie D dignitosa. Siamo nuovamente qui a parlare ancora di Marsala. Il Marsala, c'è il Dattilo, c'è Custonaci, c'è la Riviera Marmi. Una volta c'era la Don Bosco Partenico. Devi venire a Marsala, devi fare programmazione, iniziare dal settore giovanile. Poi vuoi dire Dattilo sì, però se c'è uno zoccolo duro di imprenditoria marsalese che dia un sostegno forte economico per una prospettiva ad ampio raggio. Ma certo, ma sicuramente l'interesse dell'imprenditore ci deve essere, ma ci deve essere programmazione, pianificazione e chiarezza. La situazione è Dattilo, perché sta sfumando da quel territorio? Cosa vogliono fare questi dirigenti? Vogliono allargare? E noi direttamente non lo sappiamo, però ci sono delle dichiarazioni dell'assessore allo sport Michele Gandolfo e noi ci aggrappiamo. Il discorso Faggiana ha coerenza, trova coerenza secondo me, perché Trapani quest'anno non ha giocato, non ha disputato, e quindi io questa realtà me la porto a Trapani. Ma c'è un altro Trapani che sta per nascere. Ma non è nato, finché non nasce, tra l'altro so che potrebbero avere ancora dei problemi. Allora facciamo una cosa, sì. La nostra regia già si è messa in contatto con l'imprenditore Ettore Minore, se la regia mi dà l'ok possiamo passare con la videochiamata in diretta. Buonasera signor Minore, dottor Minore, grazie di aver accettato il nostro invito. Noi desideriamo questa sera con Giovanni Ingoia, con lei, con gli ospiti che ci saranno successivamente, di provare a ridisegnare la geografia calcistica della provincia di Trapani. A questo punto le cedo la parola perché sappiamo che il suo nome è molto caldo a Trapani e lo è stato per alcune settimane caldo anche per Marsala. Quindi buonasera e a lei la parola. Allora, parto dall'inizio perché più che con la famiglia Morace, con la dottoressa Iracani, io avevo chiesto circa 3 anni fa, quando si era sparsa la notizia che la famiglia Morace cedeva, anche in buone condizioni, devo essere sincero, sembrava che Trapani fosse economicamente solido, e la dottoressa Iracani non mandò la documentazione appropriata, cioè nel senso che noi ricevemmo solo un foglietto e non bastava per continuare una trattativa. E dopo il Trapani fu ceduto a De Simone, sappiamo quello che è successo, dopo De Simone Petroni, i miei consulenti mi dissero guarda ci sono dei problemi, il Trapani può darsi pure che lo possiamo prendere in questo momento anche se ha dei debiti.
Allora, noi chiamammo Petroni e Petroni inviò correttamente, devo essere sincero, tutta la situazione debitoria. E c'era un debito grosso, superava i 4 milioni di euro, insomma. Quindi, cosa è successo? Che noi avevamo proposto a Petroni di nominare noi come esecutori finanziari, in maniera che noi aggiustavamo tutto quello che era la corposa vicenda finanziaria e quindi con delle cessioni e con una ristrutturazione del debito, riportare la società in un sentiero più diciamo giusto dal punto di vista economico. E Petroni però non aveva tempo, non aveva tempo, non si poteva fare e quindi diciamo la cosa si è chiusa lì e poi Coppellino è andato verso il fallimento. Il 22 dicembre, la mattina è fallito il Trapani, il 22 dicembre pomeriggio io ho presentato la prima manifestazione di interesse. Sono stato il primo in assoluto, perché poi dopo di me l'ha presentata Renato Picciotto a febbraio, a ultimi di gennaio, primi di febbraio, e poi anche altre manifestazioni di interesse, credo altre due. Quando c'è stata la riunione col sindaco, il sindaco ci aveva esposto i paletti che avrebbe messo l'amministrazione comunale e lì abbiamo deciso di non partecipare al primo bando. Al secondo bando invece abbiamo partecipato. Tra il primo e il secondo bando, naturalmente avevo pensato al Marsala, io non conoscevo la realtà di Marsala calcistica. E quindi su sollecitazione di un amico imprenditore a Marsala ho visto anche quello che si poteva fare a Marsala, ma ho visto anche che lì c'erano pure dei problemi. Quando c'è stato il secondo bando, abbiamo partecipato e abbiamo manifestato l'interesse io e Daniele Genna. Non so per conto di chi, i giornali hanno parlato di Fagiano, ex DS del Trapani e tutto quanto, però sta di fatto che alla presentazione dei documenti li abbiamo presentati solo noi. E ci hanno chiesto in queste ultime 3 settimane molte integrazioni a quella documentazione e è notizia che adesso è su tutti i social, c'è stata una comunicazione del comune di Trapani dove assegna il titolo salvo condizioni. Questo salvo condizioni, quindi assegna il titolo alla mia società, la Intertrade Italia, salvo condizioni significa che io entro il 14 di giugno, entro le ore 14, devo presentare altre integrazioni che mi richiedono e i miei avvocati stanno lavorando per queste integrazioni e vedere che tipo di integrazione sono. Comunque, diciamo che è stato assegnato il titolo alla mia società, ma salvo queste condizioni. Quindi diciamo che dovrebbe essere quasi in chiusura la situazione del Trapani. Il Marsala era venuto fuori nel momento tra il primo e il secondo bando, perché ritenevo che comunque anche Marsala ha una piazza importante, anzi, imprenditorialmente molto importante. E quindi se non si fosse fatta la situazione del Trapani, naturalmente Marsala era comunque non un'opzione B. Io non parlo mai di opzione A e B. E da imprenditore vedo quello che si può sviluppare sia a Trapani che a Marsala. Parlo a livello di provincia, cioè io esulo da quello che è la controversia, il campanilismo, ma quello lo lascio alle partite. Se uno deve fare un imprenditore, deve naturalmente valutare le cose nel modo giusto. Il mio sogno, naturalmente, è fare un derby Trapani in futuro. Se il Trapani, come sembra, sarà assegnato a me, un derby in Serie B tra Marsala e Trapani. Sarebbe una cosa bellissima per la provincia perché ritengo che questo non possa far altro che far accrescere anche il PIL della provincia stessa. Manca da Quindi 20 anni diciamo, questa è la praticamente questo storia. problema. Eh sì, manca da 20 anni, è un peccato, perché vede, io che amo questa terra perché sono le mie radici, vedere che due società siano in queste condizioni mi rammarica molto, perché poi in altre parti d'Italia ci cioè, sono città con meno abitanti di Marsala e meno abitanti di Trapani che stanno stabilmente in Serie A. Però questo è un discorso lungo, ci sono anche, io ho visto che è stato molto difficile affrontare questi 8 mesi, non sono state rose e fiori, anzi ci sono state molte spine.
Diciamo che sono delle piazze, soprattutto Trapani, dove negli ultimi 10 anni forse il benessere calcistico ha portato anche a pensare maldestramente come approfittare di questa squadra. E onestamente questa è una cosa che un po' mi dispiace molto, perché io ritengo che piazze come Trapani, come Marsala, come anche altre città siciliane siano invece da potenziare, non da svilire per una mera questione economica di chi sta all'interno. Ecco, dottore Minore, da parte mia una doppia domanda. Intanto a questo punto sembra una pura formalità l'acquisizione da parte della sua holding del Trapani Calcio. E poi, visto che lei è stato anche a stretto contatto per un certo periodo con le vicissitudini societarie del Marsala Calcio, ecco, di cosa è venuta a conoscenza della reale situazione del Marsala Calcio? Perché c'è stato un periodo che lei è stato veramente molto vicino alle vicissitudini e alle dinamiche del calcio marsalese. Allora, diciamo innanzitutto incrociamo le dita perché ancora non ho letto le integrazioni che dobbiamo dare al comune, quindi incrociamo le dita per quanto riguarda il Trapani. Allora, per quanto riguarda il Marsala ha una situazione che è controversa per carità, ma è una cosa che si potrebbe risolvere, nel senso che il Marsala ha una parte di quote sotto sequestro della Procura. E una parte di quote che sono i soci di minoranza che naturalmente detengono queste quote, ma sono intenzionati a cederle. Legalmente, per cedere anche quelle che ha la procura, si dovrebbe fare un'offerta alla procura per quanto riguarda le quote che sono soggetto del sequestro. Il giudice poi valuterà se accettare questa offerta. Se accetta l'offerta, benissimo, possono essere svincolate. Mi meraviglia che l'ex amministratore non l'abbia fatto, forse perché è troppo giovane, forse perché Inesperto. diciamo che non si è mosso nei giusti modi, ma io posso capire pure che la giovane età, la mancanza di cultura, anche legale, possa aver fatto dei brutti scherzi, però il problema è che in questa maniera ha tenuto ostaggio sia i soci di minoranza che stanno lavorando tantissimo insieme all'assessore per gestire questa situazione e ha tenuto ostaggio anche una città intera. Quindi la cosa più semplice era quella di formulare un'offerta al giudice e il giudice poi valutava l'offerta di acquisizione, che attenzione, non potrebbe essere solo una situazione economica, cioè nel senso se la società ha dei debiti. E io faccio l'offerta economica della serie, io ripiano i debiti, il giudice molto probabilmente libera queste quote. C'è un altro problema però che io sapevo del Marsala, che anche i soci di minoranza non sono a conoscenza di quella che è la situazione, la vera situazione debitoria del Marsala, perché Garbi non ha tenuto con sé i libri contabili. Non c'è un commercialista che ha avuto nell'ultimo periodo, almeno così mi dicono, questi libri contabili, quindi è un po' difficile risalire per chi deve naturalmente anche fare un'offerta, risalire a quello che è la situazione debitoria del Marsala. Quindi diciamo che è una cosa che si potrebbe risolvere, bisognerebbe fare un passetto da parte dell'ex amministratore, un passetto in avanti e oltre alle dimissioni naturalmente far capire che tipo di situazione contabile c'è, che io non credo che sia una situazione disastrosa, però intanto chi deve investire naturalmente lo deve sapere. Dottore Minore, prima di lasciarla al collega Giovanni Ingoglia che si trova accanto a me, un'ultima domanda da parte mia. Si parla anche tanto del dattilo, inutile nasconderlo, di trattative, di Fagiano che sarebbe interessato, l'ex DS caro al popolo Granata, lo metto alla stessa stregua di Massimo Morgia, cioè quello che rappresenta Massimo Morgia a Marsala. Probabilmente Fagiano lo rappresenta a Trapani. Ecco, c'è questa insidia a Dattilo, ci potrebbero essere due squadre a Trapani perché il titolo del Dattilo, inutile nasconderlo, perché ci sono anche le dichiarazioni dell'attuale assessore allo sport di Marsala, il dottor Michele Gandolfo,
il dattilo sembra essere così cullato tra la sponda Trapani attraverso Faggiano e la sponda Marsala. Cosa ne sa lei di tutte queste dinamiche? Guardi, anche a Trapani tutti ancora sperano in un intervento di Faggiano. È stato visto a Trapani, è venuto con un imprenditore del settore arredamenti, anche molto chiacchierato. Non mi vorrei sbilanciare, giustamente il dattilo fa il suo, cioè il dattilo ha una società che con pochi spettatori, quasi zero, è una società che comunque è l'unica della provincia di Trapani a stare in Serie D, una società che addirittura sta sfiorando i play-off. E è stata amministrata bene, ha naturalmente dei problemi, perché comunque affrontare tutto da soli non è semplice, quindi ha in mano comunque qualcosa che può valere. Io sarei molto molto contento se un domani potesse diventare Marsala, per carità, però ecco, la situazione di Faggiano, le trattative di Faggiano col dattilo, onestamente non so, devo essere sincero, in questi ultimi periodi io ci ho avuto anche la stampa di Trapani contro, molto contro, e questa è una cosa che poi va valutata anche sulla situazione di come si affrontano determinate storie calcistiche in queste città, e non mi risulta che ci sia la trattativa in fase di chiusura, questo lo so. E quindi molto probabilmente tratteranno ancora, però avere due squadre in una città che fa 60.000 abitanti mi sembra un'assurdità, anche perché la squadra che vale è quella che ha il titolo sportivo e il colore. Poi, per carità, tutto può succedere nella vita, però se ci dovessero essere due squadre non mi dovrei preoccupare io che ho quella, diciamo, che è stata messa dal bando del comune, ma che il bando è comunque una direttiva della Federcalcio e quell'altra che, diciamo, non ha storia. Però a prescindere da questo, onestamente, l'intervento di Faggiano, perché lui smentisce che non c'è nessun intervento, poi effettivamente c'è. L'intervento dell'ex direttore sportivo non è stato né elegante, e devo essere sincero, anche un pochino fastidioso come atteggiamento stesso. Io sono una persona molto chiara e sincera. Se qualcosa non mi sta bene, lo dico subito. Se devo partecipare, partecipo. Le trame non le ho mai fatte, faccio delle strategie, che è una cosa diversa. Però, diciamo, in questo caso ci si è mossi un po' molto... con molta, come posso dire, poca delicatezza nei confronti sia delle istituzioni ma sia anche dei cittadini di Trapani, perché poi hanno incominciato a sognare. In questo momento più che dei sogni c'è la realtà. Assolutamente. Ecco, cedo la parola al collega Rinoia. Buonasera, signor Minore. Io ho ascoltato con molta attenzione le sue parole, e prima che lei dicesse il fatto che lei è una persona molto oculata nel parlare, nello scegliere, già lo avevo percepito io stesso. Quindi io voglio chiederle una domanda diretta, visto che a lei non piacciono i giri di parole, come ho capito io. Quali sono la sua programmazione per il rilancio del Trapani? Perché di lavoro ce n'è tantissimo da fare a livello strutturale, partire dal settore giovanile, allestimento prima squadra, e quali sono i primi obiettivi da raggiungere e da migliorare? Dico, penso che questo un sunto della situazione anche a livello di struttura di società se lo sia fatto. Sì. No, noi abbiamo presentato un piano triennale che, come dice il verbale che ha inviato il Comune, è stato ben fatto dal punto di vista dell'organizzazione. Allora, naturalmente incrociando le dita che queste integrazioni non portino degli scompensi all'ultimo momento, perché tutto può succedere a Trapani, quindi diciamo incrociando le dita, la nostra programmazione, che adesso purtroppo per il ritardo che c'è stato, ritardo di mesi, ci porta proprio a ridosso delle scadenze della Federcalcio,
anche se quest'anno credo che ci siano delle deroghe per via del Covid di tutte le squadre che stanno in difficoltà, però diciamo siamo in tempi ristrettissimi. Noi già abbiamo l'organigramma, ci sarà qualche variazione all'organigramma originale, perché qualcosa è cambiato nel frattempo, però noi allestiremo una prima squadra dove le nostre intenzioni sono quelle di una promozione al primo anno. E per carità, il pallone è imponderabile, quindi diciamo che abbiamo visto il Palermo che nella partita inizio campionato per vincere il campionato di Serie C ha fatto i playoff e non ci è riuscito. Quindi diciamo che il Palermo, parliamo di una società che fino a pochi anni fa stava in Coppa UEFA, c'ha un organico, insomma, Mirri ha fatto un lavoro egregio, anche se i tifosi lo criticano, però diciamo non ce l'ha fatta. Quindi diciamo che la nostra intenzione è quella di rimanere in Serie D solo un anno. Poi, nei successivi 24 mesi, nei successivi due campionati, rimanere in Serie C e rafforzarci, sia come organico e sia anche finanziariamente, perché poi ogni anno ci saranno degli investimenti ad hoc per superare quello che è il gap anche tecnico con le altre squadre che ci precedono, in maniera tale da, nell'arco di 36 mesi, massimo 48, riportare la società a quello che era il suo palcoscenico degli ultimi anni, quindi la Serie B. Questo è nel piano che abbiamo sviluppato. Quindi diciamo che ci sarà naturalmente il coinvolgimento degli sponsor che io ho già per altre cose, quindi diciamo che è questo il piano che noi abbiamo programmato e anche quello che abbiamo presentato. Qualora saltasse l'integrazione che lei deve fare a metà giugno, per quello che mi ricordo che delle sue parole, dico, Marsala potrebbe ritornare ad essere un'alternativa? Guardi, in questo momento non voglio dare illusione ai tifosi marsalesi per serietà. E quindi mi Va bene concentro così, sul Trapani. molto, mo, molto, molto, molto corretto, molto oculato, ma già si percepiva da quando aveva iniziato a parlare. Guardi, Grazie mille io per rimanere sono una disponibile, saremo persona. in contatto per successivi sviluppi. Sì, guardi, io sono una persona molto, molto coerente. E poco fa ho detto della questione dell'ex DS del Trapani, perché onestamente io nella mia vita ho girato il mondo, mi confronto con popoli molto duri dal punto di vista delle trattative, che possono essere coreani, cinesi, olandesi, sudamericani, e onestamente. Il mio orizzonte, il mio compasso mentale è abbastanza largo per potermi permettere pure certe uscite. Però quello che è stato, glielo ripeto, dottor Ingoia, quello che è stato negli ultimi mesi, l'attacco nei miei confronti è stato molto vergognoso. Cioè, questa è una cosa che un po' mi pesa, perché posso capire quando una persona ha un passato e uno storico che è discutibile, ma io onestamente non ho uno storico nel calcio discutibile, è la prima volta che investo nel calcio, lo voglio fare bene e ho portato persone come il direttore finanziario che è il dottor Roberto Steinhaus, che è uno dei più grandi economisti, ho portato delle persone dal punto di vista legale eccellenti, e il vicepresidente sarà mia moglie che è comunque la titolare insieme a me della Master Skills, che è la scuola di formazione insieme a Luis e Bocconi, una delle più famose d'Italia. Noi abbiamo formato più di 1500 ragazzi negli ultimi 10 anni che lavorano nelle multinazionali di tutto il mondo. Quindi essere paragonato a azzeccagarbugli mi ha dato molto fastidio, soprattutto da parte della stampa, devo essere sincero. Ma su Ah. questo Non posso naturalmente aggiungere, non si può aggiungere la altro nostra perché. solidarietà, perché da ciò che mi risulta a me, mi Grazie, consta che Ettore grazie. Minore è un imprenditore di tutto rispetto. Grazie di aver partecipato. Comunque no, volevo dire una Sì, cosa. sì, sì. Al di là che speriamo che, ecco, si finisca questa vicenda Trapani e sia assegnato definitivamente a me. A me il Trapanese è nel cuore, perché, come dicevo tempo fa,
Io sono nato a Palermo, la mia famiglia ha l'origine a Partinico e tra Castellammare e Partinico, quindi il Trapanese l'ho frequentato e mi piace, è una zona dove anche mia moglie, che non è siciliana, se n'è innamorata, abbiamo fatto molte volte le vacanze con la barca giù tra Favignana e perché io ho pure sto vizio della vela e quindi diciamo che la cosa che mi veramente emoziona è che dopo 40 anni, anzi 44 anni, perché io sono andato via da Palermo a 14 anni, mentre i miei fratelli sono rimasti, ritorno in Sicilia con un incarico prestigioso che mi consente di riavvicinarmi alla mia terra che ho lasciato veramente tanti anni fa. Perfetto. Che possiamo dire? Un'ultima battuta, se dall'altro lato del fiume Birgi non dovesse andare bene, noi da questo lato lo aspettiamo con ansia. Ok, grazie dottore Io Minore. Una buona serata. vi ringrazio, vi saluto e speriamo veramente di cuore, perché secondo me le squadre, quando ci sono due squadre forti della stessa provincia o della stessa regione o della stessa terra, secondo me si cresce sempre di più, non si va a diminuire. Non c'è Assolutamente. una diminuzione, lo dimostrano molte squadre al nord, che in 30 km ci sono tre squadre che vincono come Atalanta, Milan e Inter, e perché non dovrebbe essere in Sicilia un domani? Bisognerebbe cambiare un po' la mentalità, quello sì, però io sono molto fiducioso su questo. Grazie, buonasera. Grazie a voi, buona serata, Buonasera. arrivederci. Bene, ringraziamo l'imprenditore Ettore Minore, disponibilissimo. In questa intervista in diretta, si è prestato alle nostre domande Giovanni, quindi non ci resta altro che salutarlo, augurargli il meglio per i colori granata, anche se da un punto di vista Certo, anche campanilistico no, passa da questo lato, brucia un dove poco, però potrebbe passare, tornare a vediamo, Palermo. vediamo quello che succede, però sembrerebbero ormai una formalità. Diciamo la riesumazione del Trapani che sembrava scomparso e che sarebbe un Trapani targato minore. Adesso scendiamo di categoria perché il Trapani dovrebbe ripartire dalla Serie D, parlando di eccellenza, di un Marsala che ha voluto disputare questo mini torneo, diciamo così, per completare il campionato con il blocco delle retrocessioni, sta facendo maluccio in questa fase finale, a prescindere dalle sconfitte che ci sono state comunque in campo, tranne con il pareggio o con il Canicattì, il nostro encomio a questi ragazzi che si sono spesi tantissimo, ma che evidentemente la squadra mancava della spina dorsale per poter infastidire più di tanto gli avversari. Adesso c'è stata la rinuncia di una partita, una sconfitta in malo modo nell'ultimo weekend. Vogliamo parlare però delle dinamiche, Giovanni, del campionato di eccellenza col nostro caro amico, nonché collega Piero Campisi. Grazie Piero di essere con noi. Naturalmente, diciamo così, che il gemellaggio Marsala Mazzara che si protrae negli anni, dura anche e si manifesta da un punto di vista calcistico, quindi ti cedo la parola. Dicci tutto su questo campionato, sulle dinamiche del Mazzara. Siamo naturalmente molto interessati a capirci un po' di più. Grazie a te la parola. Buonasera a tutti, ciao Nicola. Grazie naturalmente della tua costante disponibilità. Il gemellaggio Marsala Mazzara, diciamo che ormai è una tradizione che va oltre l'aspetto calcistico, anche quello giornalistico, evidentemente funziona molto bene. Parliamo subito di No, questo match che ha visto interessata la squadra canarina. Che prospettive ci sono con questo pareggio? Che gara è stata? ma guarda, è stata una gara secondo me dove le squadre hanno avuto paura di vincere, nel senso che hanno corretto bene la fase difensiva, entrambi le squadre, no? Però ti dico che hanno attaccato per 96 minuti un Canicattì molto più in palla nel primo tempo, un Mazzara è entrato in partita più che altro nei secondi 45 minuti con
un appiglio diverso, ha messo alle corde il Canicattì, ha sfiorato diverse volte il gol del vantaggio, una rete a Roberto Cortese è stata annullata, ancora non si è capito. Da lontano abbiamo visto la bandierina dell'assistente, ha detto che era in fuorigioco, ci sono dei sospetti. Comunque la partita poi è finita 0-0 ed è un risultato che rimanda le due squadre a un esito finale alla prossima domenica, quando il Mazzara andrà a giocare a San Cataldo e avrà come obiettivo la vittoria. Solo con ottenendo i tre punti i canarini accederebbero alla finale, alla finale per la promozione in Serie D. Un eventuale pareggio non basterebbe ai canarini. Uno 0-0 per esempio favorirebbe sia la San Catanzese che il Canicattì, che rischierebbero di andare alla monetina, al sorteggio. Nicola, è un pareggio con Mazzara... gol. Però sappiamo che si reca in un campo molto molto difficile, dove ottenere punti non è facile. Il Mazzara le tenterà tutti, anche perché già è stato un miracolo arrivare in questa posizione. Il Mazzara del presidente Davide Titone e di mister Tino Marino hanno dato il massimo, con due squadre diverse, una ad inizio campionato e un'altra in questo mini torneo, per cui da lodare questi ragazzi, tutti i giocatori della rosa del Mazzara che si sono impegnati e sudato la maglia al massimo. Ecco Piero, ti voglio fare una domanda che va oltre l'aspetto tecnico. Prima di chiamarti abbiamo avuto in diretta l'imprenditore Ettore Minore, che ormai è a un passo dal rilevare il Trapani Calcio. Lo abbiamo chiamato anche per capire in che modo, in che maniera si sta ridisegnando la geografia calcistica della nostra provincia. Il Mazzara Calcio, che forze economiche ha? Eventualmente un salto di categoria potrebbe essere indigesto da un punto di vista economico, oppure già ci sono le condizioni per ben figurare anche nella quarta serie nazionale? Allora, partiamo dal presupposto che questa è una società gestita da un gruppo di amici, in primis dal presidente Davide Titone, che di certo un miliardario non è. È un presidente che vive alla giornata, con tanti sforzi economici, sia di tasca sua che di molti sponsor e amici che sono vicini. L'intento è quello di cercare di fare il miracolo di andare in Serie D, ma si sa a priori che Mazzara, come Marsala, come altre città, hanno fame di calcio. Ciò significa, tipo vedi il Mazzara ieri, c'era una tribuna quasi piena, con l'ordine di ingresso contingentato c'erano circa 800 persone per una partita importante. Ciò significa che Mazzara può fare grandi incassi. Risponde la città, come è successo ieri, guarda, ha risposto alla grande, senza mugugni, e calcola che il biglietto era di 15 euro in tribuna. E la città ha risposto alla grande in questo momento difficile. È chiaro che in Serie D ci vorrebbe un assetto societario di una forza economica superiore. Mazzara del Vallo ha fatto la Serie D, come tu sai, tra sali e scendi per circa 20 anni. Adesso manca dal 2010-2011 la Serie D. Io sono convinto che se il Mazzara miracolo andrà a vincere questo torneo, è chiaro che la città si unirà a dare forza al presidente Davide Titone, che ha sempre aperto le porte a tutti gli imprenditori per fare ingresso in società, eventualmente cedere la società dietro compenso economico. Assolutamente. Poi per quanto riguarda il Trapani, oggi è arrivato un comunicato stampa alla nostra testata giornalistica Vivi Mazzara, si dice che bene o male già c'è un accordo e un'intesa con un nuovo gruppo. Io sono convinto che il Trapani
potrebbe anche ricominciare dal campionato di eccellenza. Ma dovrebbe essere la Serie D il campionato da cui ripartire con l'operazione Ettore Minore e il bando il cui garante è il sindaco Tranchida. Piero, volevo lasciarti con un'ultima domanda del collega Giovanni Ingoia qui accanto a me. Prego Giovanni. Una domanda dal punto di vista giornalistico. Abbiamo detto che a Mazara, come a Marsala, come a Trapani c'è voglia di calcio, il pubblico risponde, però andare a programmare in questi ultimi anni in queste città è stato quasi impossibile programmare con imprenditori locali. Questo secondo te potrebbe continuare a mettere in difficoltà le squadre come Mazara che sono lì, quest'anno hanno costruito un ottimo roster, un'ottima rosa e magari possono come è successo negli ultimi anni, vedere per esempio come il Marsala salire in Serie D e poi subito retrocedere. È un problema questo, perché non si riesce a trovare quell'imprenditore locale che poi è linfa continua, vitale, perché conosce il territorio. Allora, io sì, so dove vuoi arrivare tu, e questo è un problema in Goglia che non affligge solo la piazza di Mazara Sportiva, ma l'intera Sicilia, secondo me, perché lo stesso problema da tanti anni è capitato al Palermo, che sappiamo è stato gestito da gente di Venezia, come è capitato al Catania. Non è facile trovare un morace della situazione che ha portato quasi alla Serie A il Trapani Calcio. Cioè, qui se c'è un imprenditore, secondo me, per esempio a Mazara ci sono grandi aziende, grandi imprenditori che magari economicamente fatturano bene, a parte questo anno di pandemia eccetera, però non amano il calcio. Ciò significa che poi la piazza si deve automantenere. Allora cosa bisogna fare? Affidarsi a tante aziende come sponsor e a un capitano che poi sarebbe il presidente che ti porta avanti, cercare di vivere alla giornata. Sappiamo che ovviamente questa amministrativamente non è una grande scelta, no? Perché non ti permette di fare una grande organizzazione societaria, perché nelle piazze della provincia di Trapani e anche in Sicilia ultimamente si va avanti con gruppi di amici e non gruppi di grandi imprenditori, e di conseguenza il rischi poi per mantenere una squadra in campionato ci sono, perché sappiamo che in eccellenza si parla di rimborsi spesa, ma sappiamo bene che questi rimborsi spesa sono cifre a volte inaudite nel nostro campionato, e il torneo deve avere bisogno almeno di 250 o 300 mila euro per vincere un campionato, perché non è facile. Qua ci sono state annate dove il budget di molte società è stato quello di 25-30 mila euro e più al mese. Come si fa a mantenere una squadra di questo livello? Ma il problema è stato a Mazara, è stato a Marsala, il Trapani che è scomparso nonostante tante forze forestieri sono arrivate a cercare di dare salute. Per cui è una situazione, secondo me, oggi come oggi, ancora più complicata di prima, perché con la pandemia in corso, con la crisi di sponsor di tante aziende, non sarà facile avere un futuro con il grande calcio, perché sappiamo bene che la città di Marsala o di Mazara o di Trapani sono città che ambiscono al calcio, al grande calcio, ma se poi c'è solo il tifoso che ti paga il biglietto per venire allo stadio e non ci sono i grandi imprenditori oppure le amministrazioni comunali che non danno più i contributi di anni fa, non è facile troppo gestire una squadra o una società. E allora ci si deve cuocere nell'olio che c'è, come si suol dire, no? Assolutamente. Non so se voi siete d'accordo con assolutamente la tua disamina non fa una grinza, e naturalmente questo problema lo si trascina almeno da 20 anni a questa parte, soprattutto per quanto concerne quantomeno Mazara e Marsala, che hanno fatto sempre ping pong tra la Serie D e l'eccellenza. Quindi diciamo che soltanto Trapani è stata
un'isola felice per gli interessi economici, lavorativi del comandante Morace, che diciamo così ha regalato la Serie B e quasi la Serie A al capoluogo della nostra provincia. Io mi auguro che veramente noi guardiamo con attenzione anche come tifosi mazzaresi, indipendentemente dal ruolo che occupo io come ufficio stampa del Mazara Calcio, le vicissitudini del calcio provinciale. Guarda, sarebbe bello ritornare agli anni 90, a metà degli anni 80, quando in Serie D avevamo una provincia piena di squadre. Mi ricordo insieme al Mazara c'era il Marsala, il Trapani, la Folgore. Mezzo campionato si svolgeva in provincia di Trapani, Alcamo, ed era fantastico. E c'erano grandi incassi anche in provincia, no? E purtroppo noi e non c'era la Pay TV. Non c'era la Pay TV, la gente andava tranquillamente allo stadio, per cui ci accontentavamo di 90° minuto con la radiolina, no? Infatti, in tribuna. Ben ricordi. Okay. Grazie Piero. Ci auguriamo che il calcio di Trapani sia più fiorente da quel punto di vista, a iniziare dai cugini di Marsale, a proseguire con gli amici della Folgore, di Alcamo e altre squadre della provincia. Perfetto, grazie Piero. Naturalmente speriamo di riaverti anche la prossima settimana con i tuoi preziosi e validi commenti. Grazie e buonasera. Grazie di essere state con voi, buon lavoro e complimenti sempre per il vostro impegno giornalistico. Ciao. Ciao, grazie. Ecco, lasciamo Piero Campisi, grazie di essere stato con noi. Continuiamo con il campionato di eccellenza, perché la regia sta tenendo caldo il servizio, gli highlights del match terminato a reti bianche tra il Mazara e il Canicattì. Dunque, linea alla regia per vedere il servizio in merito. Un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, qua da Matteo Licata e Piero Campisi. Immagini a cura di Giuseppe Maltese per la seconda partita di playoff del campionato di eccellenza Girone A Sicilia tra Mazara e Canicattì. Il calcio d'inizio sarà dato dal Mazara, inizia in questo momento la partita con Cortese, che ha subito dato il pallone a Grandis, che cerca subito un'apertura. Poi si va da Lombardo, si ricomincia da Sissé a cercare Guayana. Grandis cerca un cross, c'è l'uscita di Guddo, che non si è capito con un suo difensore. Allora siamo da Rose, sì, potrebbe essere lui, anche se c'è qualche altro pronto. Vediamo il tiro e il gol, no. Siamo stati ingannati dal movimento della rete. Assolutamente no, il pallone veramente ha dato l'illusione del gol. Allora cerca Rose di andarsene, dribbla uno. Ancora Rose, cerca di andarsene, si inserisce Cortese e c'è fuori gioco secondo l'assistente. Mazara batte il calcio di punizione, un cross, colpo di testa, c'è la parata di Guddo ma è fuori gioco secondo l'assistente dell'arbitro. Canicattì ora cerca un contropiede, vediamo ancora il Canicattì, siamo da Mario Erbini, attenzione, il tiro esterno della rete, ma che rischio! Ancora Greco che trova Cadernicchia, passaggio rischioso ma trovano comunque Angelo Caronia, il tiro non va, tiro a lato. Poi c'è Di Gregorio, Rose, ancora Rose, il cross verso Cortese, anticipata all'ultimo Cortese, incredibile! Ben ritrovati dallo stadio comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo, sempre con Matteo Licata, Piero Campisi, immagine a cura di Giuseppe Maltese. È già cominciato il secondo tempo tra Mazara e Canicattì, pronto a questo corner, ha difficoltà forse a trovare il mattoncino giusto Grandis. Vediamo Grandis, colpo di testa di Abate, non riesce a dare la sferzata, scatta Giammè,
fa una finta, Grandis, vediamo, il colpo di destra in rete! Fuori gioco secondo l'assistente. Vediamo Guaiana. Stoppa con un po' di difficoltà. Abate. Ancora lui, buono. Abate, il tiro! Parata da Guddo, senza grossi problemi. A campo, Morana cerca di andarsene, viene fermato da Cadernicchia. E poi viene saltato, ma Morana riesce a rimettersi davanti al pallone. Il tiro! Guaiana di poco alto! Che occasione! Di Gregorio. Guaiana di petto. Rosella ribattuta dalla difesa. Allora Genesio! Di poco alto il tiro di Genesio al minuto numero 17 del secondo tempo. Batte Angelo Caronia. Colpo di testa della difesa del Mazzara, poi Greco e Iezzi, miracolo di Sissé. Agate, colpo di testa di Giammè di poco alto. Grandis cambia dalle parti di Elton Ogbebor. Buono dribbling di Elton. Elton, vediamo verso Guddo che interviene. Agate, aiutato anche da Elton, conquista il pallone. Agate, il tiro di Agate senza forza e Guddo senza problemi. Fermato da Di Gregorio, no, perché va avanti Di Mercurio. Vediamo il colpo di testa di Raimondi, non va perché c'è Abate. Triplice fischio, il Canicattì rimane in eccellenza. Mentre invece Mazzara dovrà giocarsi tutto per tutto a San Cataldo e non sarà affatto semplice. Partita molto bella, terminata col risultato di 0-0 quando siamo arrivati al 53esimo del secondo tempo di fatto. Dallo stadio Nino Vaccara, Matteo Licata, Piero Campisi e le immagini di Giuseppe Maltese, un cordiale saluto a tutti. Torniamo in studio per abbandonare il calcio, abbiamo parlato abbondantemente delle dinamiche, della geografia calcistica della nostra provincia per quanto concerne la stagione 21-22. Adesso Giovanni, parliamo di questo Marsala Futsal che lascia in maniera amara la competizione per il passaggio di categoria. Una breve battuta mentre la regia sta per mettersi in contatto con il presidente proprio del Marsala Futsal. Una breve battuta, posso dire che il Marsala ha giocato gara 3 sabato a Termini Merese, ha perso 4-3, però per la questione della differenza reti nel girone dei playoff arriva terzo e non va a fare la semifinale. Di conseguenza questa classifica si è andata a delineare da un risultato che mette più di un dubbio per come si è giunti tra l'altra partita del girone Palermo 89ers e San Vitolo Capo, finita 5-8, risultato che elimina il Marsala, però ci sono tanti punti interrogativi come il fatto che quella partita inizia quasi 10 minuti dopo quella di Marsala, quindi loro dopo aver appreso il risultato che era maturato a Termini Merese, il nostro, il risultato è cambiato dal 5-2 a favore del Palermo, è finito 5-8 e diciamo che sui social è si successo, è scatenata la bufera. E di questa bufera noi ne vogliamo parlare con il presidente del Marsala Futsal, Paolo Tumbarello. La regia mi informa con evidenti cenni che il collegamento è pronto, anche se le telecamere insistono sul volto di Giovanni Ingoia. Ecco che ritornano su di me con Paolo Tumbarello dall'altra parte della cornetta in videochiamata. Paolo, amarissima questa eliminazione, un Marsala Futsal che comunque esce a testa alta da questa competizione e chissà che possa arrivare comunque l'agognata promozione attraverso altri meccanismi. A te la parola, Paolo. Buonasera Nicola, grazie per l'invito.
E allora, so che sei molto arrabbiato, sui social abbiamo letto tanto, Giovanni mi ha anche illustrato un po' il vostro malcontento, figlio di qualcosa che esula dal calcio per le dinamiche che si sono sviluppate in questo weekend, perché voi ci speravate tanto e perché sul campo avete dimostrato che la vostra compagine, la nostra, perché parliamo della città di Marsala, è tra le più agguerrite e tra le più preparate della categoria. I nostri naturalmente complimenti per l'ottima stagione, che non è stata scalfita neanche dal Covid, siete stati più forti anche quindi della pandemia, però vi siete dovuti arrendere a qualcosa che fa un po' male. Sì, Nicola ha detto bene, purtroppo il fine settimana trascorso è stato un fine settimana brutto per le vicende sportive successe a Palermo. Questo ho ripetuto su Facebook, ho mandato tante email, oppure ho avuto molti messaggi di conforto, perché dico, non siamo nel 2021 e non si può assistere a delle sceneggiate viste da Palermo San Vito. Dico, io non condivido e neanche il resto della società condivide queste brutte cose che non dovrebbero proprio esistere. Comunque, ora vedremo in settimana se ci saranno dei risvolti da parte della federazione, perché la federazione ha acquisito delle immagini dove è palese, penso quasi tutta Italia ha visto cosa è stata combinata diciamo a Palermo. Che poi Paolo, perdonami, neanche sono stati bravi. Sì, infatti, dico, uno può stare, dico, 1-0, dico, va bene, ma una squadra, quando noi vincevamo 2-0, stava 5-1, e appena ha saputo, intanto il fatto che è una cosa grave, che erano presenti sia il commissario di campo a Termini, dove noi giocavamo, sia il commissario di campo a Palermo, quindi da Palermo a San Vito. Quindi se c'è una coincidenza di orari, tutti devono iniziare allo stesso orario. Comunque il Palermo Futsal nel secondo tempo ha iniziato con 10 minuti, quasi 10 minuti di ritardo, e quindi questo non è ammissibile, perché dico, si deve giocare in contemporanea. Quindi loro poi appena hanno acquisito il nostro svantaggio, diciamo la partita persa, hanno fatto segnare tranquillamente i ragazzi del San Vito, quindi le immagini poi parlano chiaro, quindi questo purtroppo danneggia tutto l'intero movimento del futsal siciliano, perché questo è proprio uno schifo, come ho dichiarato nelle pagine Facebook. Sicuramente nella pagina Facebook. Paolo, difficile da metabolizzare, ci vorrà tempo. Ecco, qual è il futuro del Marsala Futsal il prossimo anno? Costretto a giocare in questa categoria, c'è la possibilità di eventuali ripescaggi? Vi state muovendo? Cosa ci puoi dire? Allora, già ti può confermare Giovanni che io già da una settimana che stavo insieme agli altri soci programmando la prossima stagione o di B o di Serie C1, organizzando soprattutto il settore giovanile. Infatti nelle prossime settimane ci saranno delle novità, perché dico, l'intento nostro intanto è sempre continuare a fare sport sano e far crescere e valorizzare i nostri giovani marsalesi. E, per quanto riguarda un probabile ripescaggio, sarà valutato pian piano, vediamo un po' come quante squadre potranno salire in Serie B. Poi ci guardiamo un po' attorno tutti e decidiamo cosa voler fare. Comunque dico, già noi abbiamo le idee chiare che vogliamo
far crescere questo movimento nel nostro territorio e con la valorizzazione dei giovani e quindi creando un progetto importante. Ecco Paolo, ti lascio alle considerazioni di Giovanni, che naturalmente è il tuo braccio destro, vi appoggia tantissimo sia dal punto di vista mediatico, però mi risulta che è una pedina molto valida per qualunque circostanza sia utile, diciamo, alla tua società. Quindi parola a Giovanni. Sì, è una situazione abbastanza strana. Comunque insieme a Paolo abbiamo commentato tantissimi messaggi che arrivano da tante altre società con sorelle, anche acerrimi nemici come quelli che sono stati il Monreale, che dicono che gli dispiace sempre aver perso un avversario come Marsala, però il fatto che tante attestazioni di stima arrivano proprio da Palermo, da dove nasce, diciamo, un risultato combinato, tra l'altro malamente combinato, che elimina il Marsala. Dico, dal punto di vista etico, il Marsala Futsal ne esce vittorioso moralmente, però il morale della squadra e il morale dei ragazzi l'abbiamo sentiti, voglio che sia tu a parlarne anche da questo punto di vista. È dura da metabolizzare, è normale, ci vuole tempo. Paolo? Sì, è normale, però adesso forse non conviene parlare con i ragazzi perché sicuramente sono molto nervosi. Io ho sentito il mister Anteri ieri, certo c'è un po' d'amarezza, però quando ho sentito subito che nelle prossime settimane ci dobbiamo incontrare per cominciare a programmare, lui già si è messo le ali, quindi l'intento nostro, come ho detto prima, è di programmare, vediamo, dando la C1, poi soprattutto il settore giovanile, e poi parlare, dando a organizzare una mega festa con i ragazzi, perché se la sono meritata, hanno fatto dei sacrifici in un periodo di emergenza Covid, dove sono sottoposti ogni settimana a tampone, e dobbiamo dire che è finita bene perché non ci sono stati casi durante la ripresa di questa fine campionato. E quindi dico, è normale che per adesso i ragazzi siano nervosi. Comunque dico, poi col tempo passerà. Come è giusto che sia, come nello sport, bisogna voltare pagina. Inizialmente, ecco, sì. Assolutamente. Esatto. Un'ultima battuta finale, Giovanni, prima di congedare il nostro presidente. Sì, praticamente tra le tante telefonate che abbiamo ricevuto in questi due giorni, ne ho ricevuto proprio una prima di entrare qui in studio. Mi dicevano, vanno bene le squadre formate come la vostra, come giovani, però poi se non c'hai il lupo vecchio succedono queste cose, perché crea timore reverenziale nei confronti di altre società. Non ho neanche replicato, Paolo, mi hanno detto questa cosa come se noi avessimo dovuto ingaggiare un giocatore magari nel palermitano che gode di stima nei confronti di altre società. Sì, di influencer. Cosa possiamo rispondere? Quanti follower c'è? Ma non lo so. Vabbè, no, veramente, poi mi dirai chi. Vabbè, secondo me sono stupidaggini. No, perché, cioè, non ti sono riferito a questa cosa, ma... Sì, mi è stato detto questo, la voce di un presidente che investe tanto sui giovani. Come? Dico, volevo sentire il tuo parere in base a questo, visto che noi investiamo sui giovani, i più anziani è un 95, Licausi, a parte Trotta che non ha giocato quest'anno, ma il 95, Licausi e Pellegrino sono tra i più anziani e sono del 95, quindi vedi un po'. Ma dico che io non la vedo questa cosa, perché se analizziamo le gare che hanno fatto i ragazzi, se ti ricordi Giovanni, a Monreale, dove hanno fatto una partita con una grande partita, mettendo sotto gente di esperienza, dico, perché il palermitano, dico, cosa fa, cosa ha in più dei nostri ragazzi? Crea rispetto, a livello di influenza. Comunque, forse il prossimo anno è meglio stendere un velo pietoso, perché lo sport forse si deve interpretare secondo i valori che il Marsala Futsal
ha sempre dimostrato senza sotterfugi. È brutto vincere facile. Sì, ma dico questa cosa, dico pure il San Vito stesso, dico che si appresta ad partecipare alla semifinale, dico, ma con quale, volto va sabato, dico pure loro stessi, ma comunque, dico, non ormai è finita, mettiamoci un punto, prendiamo a programmare la prossima stagione. Io voglio dire l'ultima cosa, sì, vai. Che invito tutti i tifosi, tutte le aziende, tutti gli appassionati, che se c'è qualcuno che si vuole avvicinare a questa realtà, che pure darci una mano d'aiuto nella collaborazione, stiamo cercando il modo di creare il settore giovanile dal futsal a completo, quindi dico, noi siamo aperti a tutti, perché questa società non è di Paolo Tombarello e neanche di degli altri soci, il Marsala Futsal è della città, e quindi dico, tutti possono avvicinarsi alla nostra realtà, non ci sono obblighi, vincoli, cose particolari che esistono certe volte nel mondo del calcio, che si è vissuto in molte situazioni pure a Marsala. Dico, qua siamo liberi, tranquilli, siamo un gruppo di amici, quindi dico, chi si vuole avvicinare per pure conoscere questo sport, perché qua a Marsala onestamente siamo in pochi che pratichiamo questa disciplina, dico, noi siamo lieti di accogliere chiunque sia. Perfetto, grazie Presidente, una buona serata. Grazie Nicola. Naturalmente tienici informati sulle sorti del sì. Sodalizio marsalese e sulle dinamiche relative a questo discorso di questa sconfitta amara decisa così. Senz'altro. Grazie, buona serata. Grazie per l'invito. Arrivederci. Ciao. Salutiamo il presidente del Marsala Futsal, che è stato chiarissimo, tanta amarezza Giovanni, però bisogna metabolizzare subito e andare avanti, dai. Sì, non è facile, perché quando tu credi, ci credi, e la squadra era mentalizzata, e dopo 11 risultati positivi fatti da consecutivi, fatti da 10 vittorie e un solo pareggio, nell'unica sconfitta viene eliminato, non per la sconfitta ma per la combine che arriva da un'altra partita, ti resta tanta rabbia e amarezza. Perfetto, termina qui l'ennesimo appuntamento con Top Sport Live, tantissimi ospiti anche questa sera. Vi ricordo di seguirci sempre sul nostro portale canale2.com, ma anche sulla nostra pagina Facebook Canale 2 TP, perché vogliamo sempre informarvi sulle vicissitudini, sulla situazione della nostra provincia, non soltanto sportiva, ma il nostro contenitore sportivo naturalmente mi induce a rivolgermi soprattutto alle discipline più importanti della nostra provincia in fatto di sport, calcio, futsal, volley. Questa nella prossima stagione ci occuperemo sicuramente non soltanto di calcio. Grazie a Giovanni Ingoglia per la sua partecipazione. Grazie a te per l'invito. E naturalmente appuntamento alla prossima settimana con Top Sport Live.